Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Incerto il futuro del gruppo Selt, attivo dal 1972 nel campo delle infrastrutture critiche e della sicurezza. Per i 250 dipendenti distribuiti in quattro sedi sono settimane di angoscia. Oggi lo sciopero davanti ai cancelli della sede di Tortoreto. Vediamo. La situazione attuale della Selt è attualmente siamo in una situazione di cassa integrazione a 0 ore, viene da un lungo percorso fatto dall'azienda che si è indebitata per 46 milioni di euro e stiamo aspettando che ci convochi il Ministero dello Sviluppo Economico per trovare la quadra a questa grave situazione, diciamo. Noi abbiamo organizzato questa mattina uno sciopero all'incontrario, che è uno sciopero che si faceva negli anni 50 nella provincia di Teramo, di preciso a Monte Alvomano, per rimarcare la necessità di salvare questo sito produttivo. L'amara sorpresa è stata che abbiamo trovato le guardie giurate armate per impedirci di entrare in azienda. Ricordiamo che questa azienda è morosa verso le maestranze di TFR, incentivi e tredicesima, e ha pensato bene di spendere i soldi per impedirci di manifestare all'interno dell'azienda. E questa è una cosa molto grave, inaccettabile e vergognosa per la proprietà della Selt di Tortoreto, di Piacenza e di tutto il gruppo. L'azienda a Tortoreto occupa 80 dipendenti che chiaramente sono tutti a rischio perché se poi il destino dovesse essere quello della chiusura come hanno paventato qualche mese fa, chiaramente tutti e 80 perderebbero il posto di lavoro, così come tutti, in tutto il gruppo sono 250 dipendenti. Prossimamente saremo in regione con l'assessore Fioretti, poi saremo al Ministero dello Sviluppo Economico perché quello sarà poi il passo fondamentale per il proseguio della vita dell'azienda, perché anche lì andremo a ribadire che l'azienda interamente deve rimanere in piedi perché nel sito di Tortoreto si può e si deve continuare a lavorare, quindi con i lavoratori saremo al Ministero dello Sviluppo Economico. Ed ora una notizia di cronaca. Un 77enne di Amatrice è morto in un incidente stradale avvenuto stamani sull'autostrada A14 nei pressi del casello di Lanciano in direzione nord. L'uomo alla guida della sua auto ha dapprima sbandato e poi è finito contro una cuspide nei pressi di un cambio di carreggiata istituito per via dei lavori presenti nella zona. Dalle prime informazioni all'origine dell'incidente e del decesso ci sarebbe un malore. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la polizia stradale e il personale di autostrade, di SAGI e rallentamenti al traffico fino alla rimozione del veicolo e dei detriti. Ed ora ci spostiamo a Pescara. Il progetto delle aree di risulta è approdato oggi in Consiglio Comunale, dove le opposizioni hanno presentato diverse centinaia di emendamenti. Il servizio di Paolo Renzetti. È approdato oggi in aula in Consiglio Comunale a Pescara il tanto contestato progetto delle aree di risulta. Dopo il respingimento delle osservazioni in commissione da parte della maggioranza, le opposizioni promettono battaglia con la presentazione già da questa mattina di centinaia e centinaia di emendamenti. I tempi per l'approvazione sono poi stretti per l'imminente scioglimento del Consiglio Comunale in vista delle elezioni del 26 maggio. Eravamo preparati, insomma, a un atteggiamento comunque ostruzionistico che mirasse che provasse a impedire l'approvazione della delibera. Abbiamo il Consiglio Comunale trasformato in una cartiera per la produzione di carta, diciamo, che serve solo a bloccare un progetto che per noi è un progetto di rilancio e di riavvio di una città moderna, sostenibile, verde. E noi siamo contro questo metodo e modo di fare del centro-sinistra. Innanzitutto un'area così importante e soprattutto la destinazione d'uso di quest'area così importante non lo si può fare a fine mandato, ma andava fatta ovviamente qualche anno prima per dar modo anche alle opposizioni, alla maggioranza di poter ragionare sul progetto. E soprattutto non mi va e non ci va come UDC la questione dell'aumento della sosta. Si passa da pochi euro a 9 euro, è una cosa drammatica sia per chi vuole venire a investire su Pescara e sia per i commercianti che secondo noi si troverebbero ovviamente senza clienti all'interno dei loro negozi. Lo abbiamo detto più volte, ripetuto per i mesi passati.
passati e anche lo faremo anche oggi in Consiglio con la delibera che approva per la controdeduzione alle osservazioni. Riteniamo importantissimo ascoltare i cittadini, il centrosinistra non lo ha fatto durante il processo di formazione di questo che non è un progetto, per quanto ci riguarda è proprio una vera e propria svendita dell'area di risulta, e siamo pronti quindi a dare a battaglia a questa maggioranza. La grande perplessità la manifestano non soltanto le forze politiche di opposizione, ma risultano evidenti anche dalle tante osservazioni, migliaia, che i cittadini hanno depositato in queste settimane che si sono succedute tra l'adozione del progetto del centrosinistra e il momento che è arrivato, quello della presumibile approvazione. Contraria anche la Confcommercio Abruzzo, che per bocca del presidente Franco Danelli parla di un progetto completamente sbagliato che condannerebbe a morte il centro commerciale naturale. Rimaniamo a Pescara, dove oggi all'auditorium si è tenuto un workshop dal titolo Logistica e nuovi consumi. In Abruzzo è possibile? Come intrecciare domanda e offerta a vantaggio di utenti e imprenditoria giovanile? Vediamo. Logistica e nuovi consumi in Abruzzo è possibile? Questa è la domanda nel corso di questo convegno di cui si parla oggi all'Aurum di Pescara. Vogliamo spiegare il senso di questo convegno, di questo appuntamento? Assolutamente. Sostanzialmente quello che noi vediamo nella possibilità di Pescara è l'espansione dei servizi di consegna a domicilio come primo tra i vari servizi a valore aggiunto a domicilio, che questo velocissimo e-commerce sta portando oggi nei territori di tutto il mondo, ma soprattutto quello che riusciamo a vedere è la necessità dei retail e quindi dei negozi fisici, delle attività locali, imprenditoriali locali, di riuscire a stare al passo appunto con i tempi dell'e-commerce. Per fare questo non serve altro che essere al passo con i servizi che l'e-commerce riesce a dare. Per fare questo serve essere allineati con l'innovazione, sia in termini tecnologici sia in termini operativi. Ecco perché oggi noi siamo qui, per dare un'esperienza che è quella che da noi è stata sostanzialmente presentata in precedenza in altre situazioni, come quella di Roma in particolare, dove siamo nati, e questa esperienza qui è la stessa che vogliamo dare a tutta la possibilità, a tutto il territorio appunto di Pescara e dell'Abruzzo, proprio perché vediamo questa inerenza, questa possibilità. Andiamo ora all'Aquila, dove il sindaco Pierluigi Biondi ha ritirato le dimissioni presentate nei giorni scorsi per denunciare il mancato trasferimento di 10 milioni di euro da parte del governo di maggiori spese e minori entrate a causa del terremoto del 2009 e per la crisi interna alla maggioranza di centrodestra che governa il comune dal giugno del 2017. In una conferenza stampa alla quale ha partecipato il presidente della regione Marco Marsilio, il primo cittadino ha presentato anche la nuova giunta. Vediamo. Passo a presentarvi la giunta. Allora, partiamo dalle donne. L'avvocato Fabrizia Quiglio, un avvocato cassazionista, professore di diritto ed economia, e avrà adesso le deleghe, io ve le sintetizzo, poi sono molto più lunghe, magari su alcune ci sarà anche bisogno di fare qualche accomodamento. Avrà come deleghe il turismo, la promozione dell'immagine della città, i rapporti internazionali, il contenzioso e la riforma dell'avvocatura. Fausta Bergamotto, anch'essa è un avvocato, è in servizio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, ha un curriculum molto ricco di attività fatte negli ambiti che interesseranno anche l'amministrazione comunale. E Fausta prende il personale, le partecipate e la valorizzazione del patrimonio. Poi c'è le donne, andiamo sempre con le donne. Le due conferme, Carla Vannetti, che non le ripresento visto che sono state già presentate, che mantiene i trasporti, le infrastrutture, la mobilità e le politiche comunitarie, lascia le partecipate e prende anche la Smart City. Monica Petrella tiene le deleghe alle politiche giovanili, alle pari opportunità, all'informatizzazione e all'innovazione tecnologica,
prende la comunicazione e soprattutto proseguirà sul grande progetto che il Comune dell'Aquila ha lanciato e finanziato con 800.000 euro, che è quello del fascicolo del cittadino, e lascia il personale a Fausta Bergamotto. Poi ci sono Francesco Bignotti, che mantiene le stesse deleghe che aveva, è il motore immobile dell'amministrazione Bignotti, l'avvocato Raffaele Daniele, che ha anche la delega di vice sindaco, mantiene per un periodo il bilancio, visto che aveva iniziato questo lavoro nelle settimane scorse. Poi c'è Daniele Ferella, che è molto noto dell'amministrazione comunale, già consigliere comunale nella passata consigliatura, e si occuperà di urbanistica, di edilizia, raccoglie tutte le deleghe che aveva l'onorevole Luigi Teramo. Poi abbiamo Fabrizio Taranta, anche lui consigliere comunale alla prima consigliatura, però un'esperienza politica pregressa sulle spalle, e quindi ambiente, rifiuti, usi civici, videosorveglianza e protezione civile. L'ultimo, ma non per ultimo, non bisogna dire nulla, è il decano di questa giunta, anche come conoscenza e come esperienza. Riccardo Padovano della SIB Confcommercio Abruzzo fa ai nostri microfoni il punto della situazione sui lavori antierosione in corso a Francavilla al Mare. Ascoltiamo. Siamo a buon punto, io sono molto soddisfatto dell'iniziativa, del progetto, dell'iniziativa di come stanno andando avanti gli interventi. Su Francavilla c'è stato un modello nuovo di fare difesa della costa, un modello che prevede i pennelli perpendicolari al mare, ma che nello stesso tempo, nel contempo, alla fine, saranno resi tutti pedonabili. Questo è un progetto nuovo, anche, posso dirlo ad alta voce, voluto da me, non da Riccardo Padovano, dalla categoria che rappresento, a oggi a distanza di 3 mesi, considerate che i lavori sono iniziati a gennaio, a oggi noi abbiamo già visto un riporto di anellini di circa 14-15 metri di spiaggia. Questo per gli addetti al lavoro vale molto, basta che voi fate una passeggiata sulla pista ciclabile di Francavilla e vi rendete conto che questa opera pubblica viene spesa bene e incomincia a dare i propri frutti. Abbiamo cercato di collaborare con l'amministrazione comunale di Francavilla, abbiamo riscontrato che il sindaco ha capito quali sono state le nostre esigenze, ad esse c'è un ulteriore intervento di 200.000 euro che consentirà sicuramente, darà quella cornice giusta per questo progetto. La storia di Nadia commuove l'Abruzzo. Fino a 9 anni fa ha pascolato le pecore in Burundi, poi grazie alla missione del sacerdote teramano Don Enzo Chiarini all'Istituto Zooprofilattico Caporale ha potuto frequentare le scuole. Oggi si è laureata brillantemente all'Università di Teramo in Bioscienze Alimentari ed è pronta a tornare in Africa per aiutare il suo popolo. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Nadia è nata a Rialusera, un piccolo villaggio del Burundi. 2 suoi fratelli furono uccisi nella guerra civile tra Hutu e Tutsi. Lei è salva solo perché finse di essere morta. Fino a 9 anni ha pascolato le pecore per mantenere ciò che restava della sua famiglia, ma la sua voglia di imparare e di andare a scuola è stata più forte di ogni povertà e di ogni violenza. E poi hai deciso che assolutamente dovevi andare a scuola. Sì. E come hai fatto? Una signora mi ha prestato questi soldi, ma lei viveva su una corina e da questa corina sono saltata, ritornando a casa tutto ballando, sono arrivata, ho abbracciato mia madre e l'ho messa giù per terra e ci siamo... Insomma, lì è iniziato questo percorso, a parte gli scherzi, ed era ovviamente uno studio che durava poco, per me doveva durare quell'anno perché avevo pagato la tassa di quell'anno. E poi? Poi a seguire degli anni è stato come un gioco, ogni anno si trovava una scusa e ovviamente si trovava la tassa della scuola e andavo, poi non avevo aspettative di un domani, insomma. Era e poi soltanto... addirittura all'università. Esatto, giorno dopo giorno e fino all'università ovviamente, che per me è stato, questo è un passo, ultimo passo, ma grande e piccolo perché comunque devo ancora fare tante altre esperienze. Oggi Nadia ha 27 anni, si è laureata brillantemente all'università
Università di Teramo in Scienze e Tecnologie Alimentari. Aiuterà la sua Africa nei progetti di sviluppo sugli alimenti. Lei rappresenta la speranza di potercela fare in ogni condizione, la testimonianza vivente dell'impegno quarantennale della missione del sacerdote teramano Don Enzo Chiarini in Burundi e della cooperazione internazionale dell'Istituto Zooprofilattico Caporale di Teramo. Nadia è una figlia dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, una figlia culturale. Beh, diciamo un progetto riuscito, è venuto in Italia grazie ad una borsa di studio dell'Istituto Zooprofilattico, ha fatto un'esperienza all'interno e poi ha completato la borsa con gli studi con l'Università di Teramo, oggi si laurea, ecco, è come aver accompagnato un figlio allo studio per l'Istituto, è anche diciamo, un esempio di buona relazione con il mondo dell'Africa, con cui noi collaboriamo da anni, perché questi soggetti vengono formati in Italia da noi e poi tornano nelle loro terre per insegnare agli altri quello che hanno imparato sia nel mondo dell'agricoltura che sia nel mondo dell'allevamento che è alla base dell'economia africana. Dal Burundi Nadia è solo la prima a laurearsi e non sarà l'ultima. Il rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, ricorda che esiste una convenzione tra l'Ateneo, il Burundi e l'ONG di Don Enzo Chiarini che prevede di iscriversi gratuitamente all'Università e di beneficiare delle borse di studio messe a disposizione dall'Azu di Teramo. E come sei considerata adesso nel tuo villaggio? Io adesso non lo so perché devo ancora andare, però mia madre l'altro giorno mi ha chiamata, era tipo molto orgogliosa, mi ha fatto un sacco di discorsi, di ringraziare tutte le persone insomma, che mi hanno aiutato e hanno fatto parte di questo percorso e che mi hanno dato la mano. Lei è stata, mi ha fatto capire quanto, cioè io so che era importante, ma non mi ero resa conto quanto fosse importante per la mia famiglia giù e per tutta la comunità, perché tutti quanti sono stati felici. Ti aspettano adesso. Sono stati felici e mi hanno mandato un sacco di messaggi, sono una specie di eroina del miraggio, possiamo dire. L'Università dell'Aquila sbarca in Val di Sangro nel polo dell'automotive e con uno sportello per essere a fianco delle aziende e delle strutture scolastiche. Lo sportello sarà aperto ogni 2 settimane. Vediamo. A Santa Maria in Baro, l'Università dell'Aquila apre uno sportello per studenti e imprese all'interno del patto territoriale Sangro Aventino. È un'iniziativa sperimentale, è stato detto nell'incontro con gli imprenditori della Val di Sangro e i dirigenti scolastici dell'area frentana. Un'iniziativa per mettere l'università al fianco delle aziende e delle scuole in un territorio distante dalla sede dell'Ateneo. Una vicinanza non nuova che nasce assieme al polo dell'automotive in cui l'Università dell'Aquila conduce progetti di ricerca. La rettrice è Paola Inverardi. Sì, non è ovviamente una scelta casuale, è forse una naturale conseguenza delle attività che abbiamo svolto finora e anche in qualche modo di una nuova impostazione che in questi anni abbiamo cercato di dare all'università per farla diventare in modo concreto più territoriale, quindi più legata al territorio. Perché si fa questo? Perché la ricchezza di un territorio ora è dimostrata, dipende dalla disponibilità di capitale umano e anche dalla capacità imprenditoriale dei territori. In questo senso il territorio della Val di Sangro è un territorio estremamente vocato con imprese di alta qualità sia quantitativamente che qualitativamente. E noi già forniamo, ovviamente abbiamo sia già un rapporto di ricerca che di formazione, molti dei nostri studenti sono poi una volta laureati impiegati in queste aziende, però se vogliamo pensare di crescere e di rendere attrattivi un intero territorio, io credo che dobbiamo, e questo è il senso di questa iniziativa, metterci insieme per offrire ai nostri giovani l'immagine concreta di un futuro possibile, qualitativamente attraente e anche vicino ai propri affetti, alle proprie terre, ai propri territori. Non c'è bisogno di andare fuori, non c'è bisogno di andare a studiare in posti lontani e poi a lavorare in quei posti. Si può cercare di farlo qui, sia potenziando le realtà che ci sono e creandone di nuove. Presentato presso la sala polivalente del comune di Loreto a Prutino, il primo testo di narrativa firmato da Tullio Perilli. Lo scrittore vestino, dopo tante poesie, per la prima volta attraverso un libro di narrativa si è soffermato sulla crudeltà della guerra a Loreto a Prutino, in un testo quasi autobiografico. Il servizio di Vestina News.
Tullio Perilli, dopo tante poesie arriva la narrativa, questo libro Quando la neve si tinse di rosso, un libro che racconta le fasi della guerra proprio nel paese di Loreto Putino, come mai questa ispirazione? Questo libro è dedicato ai giovani, diciamo così, perché voglio far conoscere ai giovani che cosa significa la guerra, la fame, tutte le varie malattie, tutti i disguidi, tutte le pene che abbiamo sofferto. In questo libro parlo del mitragliamento del Trenino, dove ci sono usciti 40 morti. Sul libro ci sono le foto del Trenino prima e dopo il mitragliamento. Quindi io, come si dice, mi racconto e racconto. Questo è il concetto del libro. È stata comunque una ricchezza leggere il libro e quindi capire cosa è stato il secondo conflitto mondiale, la sofferenza di quello che hanno passato i nostri nonni, i nostri genitori, comunque quindi i nostri parenti, ed è un'idea che a noi ragazzi di oggi, del 2000, non ci sfiora nemmeno l'idea della guerra. E servirebbe una progettazione a lungo termine, perché far avvicinare i ragazzi alla storia anche del proprio paese, che ti permette anche appunto di far comprendere il presente, un'operazione che va fatta. Un'operazione lunga, e piano piano stiamo cercando di lavorare in questi termini, però comunque credo che possa essere un momento comunque di confronto e dialogo anche intergenerazionale, come in questo caso. Apriamo la pagina sportiva con la Serie B. Brutte notizie per il Pescara, grave infortunio al ginocchio per Filippo Melegoni, la cui stagione è finita. Il centrocampista di proprietà dell'Atalanta si è fatto male ieri nel corso della partita tra Svizzera e Italia Under 20. Per il Delfino una perdita pesante, quando alle porte c'è la fase decisiva del campionato. Il servizio di Andrea Costantini. Una vera e propria tegola sul Pescara nel giorno della ripresa degli allenamenti. L'infortunio di Filippo Melegoni, per il quale si sospetta la rottura del crociato. Il centrocampista in prestito dall'Atalanta si è fatto male ieri nel corso della partita di Elite League giocata a Kriens in Svizzera tra la selezione Under 20 dell'Italia e i Parietà elvetici. Proprio in queste ore sono in corso gli accertamenti del caso, ma le prime sensazioni non sono affatto positive. Per il promettente centrocampista, 13 presenze e un gol con la maglia del Pescara, stagione finita. Oltre a saltare le ultime partite di campionato col Delfino, Melegoni non potrà neanche disputare i campionati mondiali Under 20 fissati dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia, lui che è un pilastro della selezione del CT Paolo Nicolato. Per il giocatore il primo grave infortunio della giovane carriera, mentre il Pescara perde un calciatore importante in un reparto, quello di centrocampo, già accorciato numericamente dal mercato di gennaio, dalle partenze di Macin e Palazzi e l'arrivo del solo Bruno. Non il modo migliore di iniziare una settimana importante che porta al match di Lecce e nella quale Pillon contava di recuperare i reduci dalle nazionali, gli Under 20 Capone Antonucci, Memushai dall'Albania, mentre oggi chiude i suoi impegni con l'Under 19 il difensore Bettella, e nella quale contava di recuperare altri infortunati. Era già rientrato in gruppo il capitano Gaston Brugman. Non ci sono particolari problemi per Monachello e Del Sole. Le prime sedute settimanali aiuteranno a capire le condizioni di Ugo Campagnaro, che nei giorni scorsi aveva dichiarato di essere pronto a riaggregarsi col gruppo in questa settimana. La presenza di Campagnaro è fondamentale. I numeri dicono che quando è titolare il Pescara viaggia a oltre 2 punti di media partita. Il Toro di Moron, se recupera, andrà comunque gestito in questa fase decisiva del torneo, quando il Delfino, in 12 giorni, scenderà in campo 4 volte. Domenica a Lecce, mercoledì in casa col Palermo, domenica ad Ascoli e il 12 l'anticipo casalingo con il Perugia. Un vero e proprio tour de force. Si avvicina il momento del rientro anche per Frank Canutè, ancora più urgente dopo il grave infortunio occorso a Melegoni. Il centrocampista senegalese ha parlato delle sue condizioni e di un chiodo fisso, la promozione in Serie A. Adesso sto quasi rientrando, sto un po' meglio, dai. Cosa hai avuto? Strappato il polpaccio. C'è stata anche l'assenza contestuale di Brugman, forse avresti trovato anche più spazio. Sei un po' rammaricato proprio di essere mancato in questo? Sì, quest'anno purtroppo infortuni, sono un po' sfigato, però è il calcio. È un Pescara che può lottare solo per i playoff o c'è ancora da credere alla promozione diretta? Secondo me c'è ancora da credere, perché tutte le partite magari sembra sempre di vincere, però promozione diretta si può anche fare. Cosa chiedi da un punto di vista personale a questi ultimi 2 mesi di campionato? Niente, dare il massimo, aiutare i compagni per andare in Serie A. Quindi la Serie A è l'obiettivo del Pescara? Eh sì, ormai non siamo più da nascondere, dobbiamo andare in Serie A.
Alle vie del mare i biancazzurri domenica sera se la vedranno con una squadra che ha acquisito grande convinzione nei suoi mezzi, come traspare dalle parole del tecnico Liverani dopo la goleada inflitta all'Ascoli. Noi abbiamo intrapreso questa strada dall'inizio, è normale che ogni tanto ci sono degli ostacoli o delle trappole che abbiamo pagato, però credevamo in quello che facevamo. I ragazzi, quando io trasmetto qualcosa con lo staff, li vedo che gli piace, sono interessati e lo fanno con entusiasmo. Qualsiasi idea di lavoro, qualsiasi modulo, numeri, quello che conta è quanto loro poi credono in quello che tu gli dici. E dal primo giorno ho avuto buone sensazioni, poi è normale che la perfezione non esiste, i momenti di difficoltà ci sono stati e ci saranno sicuramente nelle prossime 8 partite, però abbiamo intrapreso questa strada e vogliamo portarla fino alla fine. Scendiamo ora in Serie C, salvezza vicina per il Teramo che domenica sarà di scena di nuovo in Lombardia contro il Renate. L'allenatore biancorosso Maurizio è soddisfatto per la prova dei suoi, ma lancia anche un monito per il futuro. Vediamo. Il Teramo vede lo striscione del traguardo a 37 punti in classifica e seduto su quell'undicesimo posto mai raggiunto negli anni precedenti. Alla formazione di Maurizi manca pochissimo per potersi chiamare fuori dalla lotta per la bassa classifica. Vittoria fondamentale quella sul campo della Giana Erminio, 3 punti d'oro come ha ammesso anche l'allenatore al termine della gara in collegamento con l'Abruzzo del pallone. Sono 3 punti che pesano perché comunque venivamo da questa sconfitta casalinga che forse ha lasciato qualche strascico nell'ambiente e quindi voglio dire sono importanti i 3 punti, anche un po' avete risistemato le cose in ottica di classifica e in ottica di autostima. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione caratteriale perché comunque voglio dire è così. Va bene così, dai. Peraltro nella giornata di Gorgonzola a togliere le castagne dal fuoco dopo la rete iniziale di Solerio ci hanno pensato due fedelissimi del tecnico come Celli e Sparacello. Per l'attaccante, primo sigillo con la nuova maglia, con Maurizi che svela di non aver mai voluto rischiare Infantino con la Giana facendo solamente pretattica. Il rapporto tra me e tanti calciatori è molto forte, non solo con Sparacello e Celli, poi mi fa piacere che loro abbiano fatto gol. Avevo una sensazione che Claudio potesse far gol oggi, potesse fare una buona partita come ha fatto, ma detto tra noi non avevo intenzione mai di utilizzare il Santino. Avevo fatto finta di recuperarlo, ma non avevo nessuna intenzione di recuperarlo mai. Domenica altra trasferta sul campo del Renate. Potrebbe essere l'ultimo sprint o quasi, gli ultimi metri, di una rincorsa che ha avuto qualche stop, è vero, ma che potrebbe portare l'obiettivo prima di quanto si pensi. Io quello che voglio, che sogno in un futuro prossimo è quello di non essere giudicati soltanto per il risultato del campo che è frutto di mille variabili, ma essere giudicati per il lavoro. E poi non dimentichiamoci mai che dietro un allenatore, uno staff tecnico, un calciatore c'è sempre un uomo in carne ed ossa con le sue emozioni, i suoi lati fragili, le sue paure, le sue ansie, oltre che tutte le altre cose positive che magari ci possono essere. Per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19. Buon proseguimento di giornata.